Dateci i servizi, vogliamo lavorare. Con questo motto i genitori di Pesaro sono tornati in Piazza del Popolo per chiedere risposte concrete sulla carenza di posti nei nidi e negli asili messi a disposizione dalle strutture comunali. Sabato mattina circa 40 genitori accompagnati dai loro bambini si sono ritrovati in piazza per una protesta pacifica. Oggi la situazione è preoccupante, dati alla mano solo 3 bambini su 10 frequentano il nido, ben 150 sono gli esclusi. Il servizio 0-6 anni è carente da tutti i punti di vista, dicono i manifestanti. Noi oggi combattiamo per rendere fruibile un servizio che secondo noi e secondo tanti è un servizio che deve essere un obbligo ed un diritto da concedere ai più piccoli e ai genitori, ovvero il servizio educativo per la fascia 0-6, perché lo chiediamo in gran voce, perché l'anno scorso 200 famiglie a Pesaro erano rimaste fuori dalle graduatorie definitive. Pertanto 200 famiglie non potevano usufruire di un servizio fondamentale che è il servizio nidi. I genitori erano già scesi in piazza per protestare contro i pochi posti disponibili negli asili. A un anno di distanza però la situazione non è migliorata. Le graduatorie del 2024-2025 raccontano che nessun posto in più è stato creato, mentre diminuisce il dato relativo alle liste d'attesa. Al comune di Pesaro ho visto che c'era un dato in diminuzione, ovvero il dato delle liste d'attesa, che dall'anno scorso è diminuito. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che meno persone hanno fatto richiesta. E perché hanno fatto meno richiesta? Perché non c'è più, una volta che tu non ti vedi garantito un servizio, tu non ne fai più richiesta, perché già ti senti perso e lasciato a un angolo della società, perché non viene ascoltato il tuo bisogno di esserti garantito un servizio fondamentale. È necessario, dicono i genitori, creare più posti nei nidi comunali, aumentare il numero degli asili con l'orario pomeridiano e allungare l'uscita dopo le ore 16. Oggi questi servizi sono carenti e influiscono negativamente sulle pari opportunità lavorative dei genitori. Facciamo fatica, i genitori lavoratori del comune di Pesaro non riescono a lavorare, non tutti abbiamo i nonni. Che cosa vogliamo fare? Ci vogliamo basare tutti sul welfare dei nonni, visto che paghiamo le pensioni? Allora il comune pensa, abbiamo i nonni che vanno a prendere i bambini al nido, che lo tengono fino ai 3 anni? No, non è più così. L'inflazione è aumentata, 2 genitori devono lavorare e vogliamo i servizi. Ho ribadito al comitato, cioè la vicinanza in quello che è la richiesta di un diritto su cui hanno la mia massima solidarietà e l'impegno, come avevo già detto in una conferenza stampa di alcune settimane fa, di questa amministrazione, del sindaco e di tutta la giunta, di lavorare per risolvere il problema. La mancanza di fondi da parte della regione, o meglio la certezza di come i fondi potranno essere utilizzati, quelli stanziati per il 24, di cui più di 6 mesi sono già passati di scuole, dobbiamo ormai ripartire a settembre. Ancora non sono arrivate. Io mi appello anche alla Regione per chiedere la comunicazione tempestiva, almeno nelle prossime settimane, per sapere se sia possibile, come un impegno preso con i genitori, prolungare l'orario fino alle 17:15, cosa che hanno richiesto a gran voce anche questa mattina e su cui io mi sono sempre resa disponibile all'arrivo dei fondi regionali. Se fossero già arrivati avremo già l'elenco delle scuole in cui andare a prolungare. E poi prendere l'impegno di trasformare e riorganizzare questo servizio scolastico 0-6 anni in città per rispondere ai 130 bambini in lista d'attesa. Facendo dei conti, nel 2026-2027, andando a inaugurare la nuova struttura da 90 posti che è stata intercettata con i nuovi fondi PNRR dell'ultima call di maggio e i posti dello 06 di via Rigoni, arriviamo a sopperire questa graduatoria. Come faremo per garantire ancora di più i posti? Perché non ci fermiamo ai 130 posti della graduatoria, siamo consapevoli che l'obiettivo sia arrivare al 45% di copertura, come ci impone, che ci indica l'Europa. Questo è un obiettivo che avevo preso, questo per il 2027 è quello che vorrei raccontare e che racconteremo ai cittadini e alle cittadine di questa città.